Buon pomeriggio amici, 31 ottobre, ore 3 del pomeriggio. Allora, spero di riuscire a caricare il video entro questa sera, perché non era previsto sinceramente, ma volevo raccontarvi quanto accaduto. Allora, vedete, qua siamo fuori da casa mia, là c'è tutto quello schifo di pattume che sono venuti, si sono degnati stamattina di venire a svuotare. E qui è pieno di archete, che sono quei famosi tombini dove esce tutta l'aria puzzolente di fogna. Allora, da queste archette non esce soltanto l'aria, escono anche i topi. Sapete cosa è successo? Un topolino ha rosicchiato i fili della mia macchina e la mia macchina è morta, andata da buttare. L'ho portata al meccanico, ne abbiamo parlato stamattina, c'è qua anche mia mamma. Cosa ha detto? Che garantisce al 100%. Ah, la macchina non si può più aggiustare, bisogna cercare un filo al No, desguaccio non ce ne dove. frega cosa mi fare. Di cosa ti ha detto? Cos'è stato? Ha detto al Un topo, 100% è stata un topolino che ha rosicchiata. rosicchiato, hanno rosicchiato i fili del corrente, io poi non me ne intendo. Scusate se mi sposto in passeggio perché c'è una puzza di merda che è meglio spostarci, perché da quell'archetta lì esce un odore sgradevole. Stavamo dicendo, mamma, stamattina è venuto qua il meccanico e che ti ha detto? Mi ha detto che ha trovato i fili, che ha smontato la macchina, rosicchiati. C'è quel filo che Sì, ha detto, non sono purtroppo. stati tagliati. Cos'è che ti ha No, spiegato? non si sono bruciati Esatto, non si assolutamente, sono perché bruciati. funziona tutto, funziona il motore, funziona la Sapete che batteria. ho appena aggiustato tutto, motore, radiatore, batteria, Va tutto. bene, tutto va bene. Nel smontare la macchina, il filo non è tagliato, bruciato, rosicchiato. È un meccanico stupido, non è. Poi se non ci credete, io settimana prossima lo devo vedere perché dobbiamo portare la macchina al desguace e ve lo faccio dire da lui, se non ci credete. Comunque io ve l'avevo detto che qua c'erano i topi. Qui siamo al Verde Mar, questo complesso. Tempo fa vi dissi che il nostro giardiniere José ci ha lavorato per anni e quando io gli avevo chiesto un appartamento per degli amici che volevano passare l'inverno, mi ha detto: per l'amor di Dio, hanno i topi negli sgabuzzini. Poi non so se ve l'avevo raccontato, ma l'anno scorso siamo stati una settimana senza connessione internet perché dei topolini avevano rosicchiato i cavi proprio qua nel mio Sono complesso. entrati. Sono entrati qua e hanno rosicchiato i cavi di internet e adesso i topolini si sono rosicchiati i cavi della mia macchina, quindi io adesso sono senza macchina. E poi vi incazzate, anzi dite che il mio canale andrebbe denunciato perché faccio vedere le porcherie, la sporcizia che c'è nelle strade e dico che è diventata un'isola di merda. Ma non so, è normale che uno deve buttare una macchina appena sistemata scusate, il desguace è il, come si chiama in italiano? Demolitore. Demolitore. Che devo buttare al cesso, devo buttare via una macchina, va bene, sarà vecchia, appena sistemata, doveva passare l'ETV, come si chiama, La la revisione, revisione il ogni mese anno si fa prossimo. qui. Era perfetta, l'ho appena aggiustata, ci ho speso dietro un sacco di soldi, finché arriva un bel topolino, perché è talmente pulita la zona qua che escono topi dalle archette, arriva un topo, mi sputtana la macchina, io sono senza macchina. E poi non mi devo incazzare? E poi mi dite che io ho il dente avvelenato, tu, queste isole di qua e di là. Ma non lo so, io ci ho rimesso una macchina. Se vi sembra normale, non lo so, io non ho parole. Cioè, boh, non lo so, mamma, di qualcosa No, perché io sono dopo so, incazzata. dopo dicono No. che. Vedi, hai sentito cosa mi hanno detto? Ah, il tuo canale, tu parli solo male di questo posto. Ma non lo so, ma qui succedono cose che veramente io non ho più parole. Avete Lascia che visto? vengano, lascia Aspetta, che aspetta, vengano. avete visto nella community? Ieri, scusate il trabicolio, ma ho il telefono nuovo, ma devo ancora capire come funziona come si chiama quello, lo stabilizza, cioè, Stabilizzatore. vabbè, insomma, portate pazienza, oggi non ci sto con la testa, sono incazzata nera. Comunque, tornando a noi, se guardate il post che ho pubblicato ieri, praticamente, cosa è successo? Che il governo ha stanziato 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo di euro per sistemare i centri di accoglienza a Gran Canaria e alle altre isole e in più ne stanno costruendo due nuovi, uno che ospiterà 350 migranti ad Adeje, sud di Tenerife, pieno centro turistico. Chi segue il Greg non me ne frega di quello che pensate di lui, io lo seguo e non mi vergogno a dirlo.
è uno che sta a Tenerife e fa i video del posto, io lo seguo per quello. E andate a vedere il suo video che spiega per bene ma che cavolo mettono a fare i clandestini adie che stanno proprio cercando lo scontro. Metteteli in una zona non turistica. Qui a Maspalomas ce li abbiamo da 4 anni, quindi noi abbiamo un po' anticipato i tempi. E in più, Fuerteventura, che adesso ve lo dico, era una delle nostre probabili mete, era una delle nostre opzioni, era, perché a questo punto non so più cosa fare nemmeno io, stanno costruendo altri centri per ospitarne per il momento 600, poi si vedrà. Cioè, Fuerteventura in mezzo al deserto a fare cosa? Ma qui non si tratta di razzismo. Però ragazzi, cioè non ho capito. Ma cosa sta succedendo? Lo sappiamo tutti che l'Europa si sta africanizzando. Il problema è che non vengono qua a lavorare, vengono a far cosa? Che stanno tutto il giorno lì con i cellulari a infastidire le ragazze che scendono dall'autobus. Io li vedo, ci passo sempre a camminare. Ma vogliamo parlarne? Adesso 350 adeche, il comune più ricco e più chic di Tenerife, del sud di Tenerife. 600 Fuerteventura, dove? A Corralejo, che non trovi un appartamento manco per niente, che è tutto pieno come qua, dove le case costano 1000 euro 30 metri quadrati. Li portano giù a Marrocable, dove c'è solo la spiaggia e gli hotel di lusso, dove li mettono a Puerto del Rosario, in zona centro, Caleta de Fuste, dove volevamo andare a vedere noi. Io non è che sono tanto contenta di passare dalla padella alla brace. A questo punto qua le possibilità si riducono. Però tornando a noi, no, non so se vi sembra normale che uno deve buttare al cesso una macchina perché un topo rosicchia i cavi. Questo vi fa capire quando io vi dico che c'è sporcizia. Questo è un comune turistico, ma fa schifo, è sporco. C'è sporcizia ovunque. Io veramente, scusate il tono, ma quando stamattina mi ha chiamato il meccanico, anzi mi fa, vengo lì che ne parliamo di persona. Cosa ti ha spiegato? Che lui non se la senti di aggiustare? No, cioè, tra l'altro ci ha parlato mia mamma, perché io ero a letto stamattina, ragazzi, mi sono presa tre ibuprofene e 2 tramadol e c'ho ancora mal di schiena. Però purtroppo qua bisogna andare al supermercato a piedi e bisogna uscire. Cosa ti spiegava il meccanico, scusami? No, mi ha spiegato e mi ha detto, guarda, io la macchina non me la sento di aggiustartela. A parte che trovare il filo, che sono quei 70-80 euro, sarebbe il minimo. È tutto il resto, perché io te la devo smontare tutta, dove c'è il motore, il cruscotto, la macchina oramai ha un'età, e poi te l'aggiusto. Dopo 2, 3, 4 mesi magari mi viene a dire no, mi funziona spendendo bene, sui 400, spendendo anche te, perché quello del cavo è il minimo, e sono tutte le ore del lavoro, smonta e smonta fa. E quando smonto, se si rompe un pezzetto, qualcosa, cosa facciamo? Cioè ragazzi, io l'ho pagata 6 anni fa 1500 euro, già ci ho messo un motore da 700 euro, più tutto, io più di 1000 euro di più sono andati in riparazione. Esatto. Cioè uno se la piglia nuova fa prima. Dice, non ti conviene. Io non me la sento di imbrogliarti, farti spendere dei soldi, fra 2 o 3 mesi mi chiami e mi dici Claudio, la macchina non va bene. No, io non me la sento, ci conosciamo da tanti anni, i lavori te li ho sempre fatti, io preferisco portala via, dalla al desguaccio, anzi fatela porto io, così risparmi anche i 60 euro della gru, caro attrezzi. La gru la chiamano caro attrezzi, la porto col mio caro attrezzi, così non ti faccio spendere niente, te la porto io, ti do il foglio, blocchi l'assicurazione e se ti interessa poi vediamo un'altra macchina o decidi tu quello che vuoi fare. Io non me la sento di aggiustartela. Ragazzi, io un'auto nuova me ne devo andare, perciò non me la sento adesso di acquistare un'auto, perché comunque sapete che il trasloco è imminente. Tra l'altro c'è anche recentemente arrivata proprio l'altro giorno una lettera della proprietaria dicendo che la proroga ormai si sta estinguendo e quindi dobbiamo lasciare la casa. L'unico problema, come ho già spiegato privatamente ad alcuni di voi, è che purtroppo io sono andata a fare una visita medica che attendevo da 2 mesi e questo specialista mi ha dato una serie di accertamenti da fare. La cosa mi fa alquanto arrabbiare, perché significa dover stare qua altri 2 o 3 mesi. Perché purtroppo sono accertamenti di un certo tipo, adesso non mi va di raccontare perché sono cose private e tra l'altro purtroppo per me sono anche piuttosto delicate, non sono accertamenti un po'. Scusate un attimo, mamma, per andare in Mercadona di qua o di là? Ah, di qua, scusate, non capisco più un cazzo oggi, abbiate pazienza, ma sono andata di cervello. No, stavo dicendo,
Sono esami specifici, un po' di un certo tipo, non è il semplice esame del sangue, ecco, poi magari se va tutto bene, che è tutto negativo, vi racconterò, adesso al momento non me la sento anche perché sono anch'io un po' preoccupata. Perciò che fare? Metti che questi accertamenti vanno bene, ce ne andiamo fra uno, due, beh un mese non credo, con l'anno nuovo ce ne andiamo, io adesso non mi metto a comprare una macchina, mi sembra ovvio. Chiaro è che se siamo obbligati a star qua o cambiare isola, come diceva stamattina mia mamma al giardiniere, perché lei parla sempre con Osè, cosa ti ha detto? Non puoi stare senza macchina. No, senza macchina non si può stare su queste isole, assolutamente, perché i taxi costano. Poi c'è bisogno di una macchina, se ti sposti vabbè ancora. Vai anche a comprare un bottiglione d'acqua, pesa 8 litri. Esatto, se sei qua in zona ancora, ma se cambi isola, vai, ipotizziamo Fuerteventura, in mezzo al nulla, la macchina ci vuole, assolutamente, ma serve la macchina, in queste isole serve. È inutile, non si può, se le fai portare a casa, sì, puoi andare al supermercato, ma ogni volta che te la porta a casa sono 8 euro solo di trasporto. E poi cosa fai? Vai tutte le settimane avanti e indietro? Noi no? Poi che andiamo al supermercato un giorno sì, un giorno sì, cioè sapete che mia mamma è patita per i supermercati, no? Perché cerchiamo di comprare un poco alla volta per non far scadere, far andare a male la roba, quindi si cerca di prendere il più possibile roba fresca e andare un po' più spesso. Quindi adesso sarà un bel casino, perché dove abitiamo noi non abbiamo supermercati vicino, abbiamo soltanto l'Iperdino Express e vi ho già detto l'altro giorno cosa costa la roba. Una bottiglia d'acqua di 8 litri, noi di solito la paghiamo 1,20 euro, qua 2,35, quindi è improponibile. Niente, abbiamo tutti i supermercati che andando a piedi, per esempio adesso stiamo andando al Mercadona di Meloneras, o perlomeno ci stiamo provando, io non so se ci arrivo, perché vi ho detto mi sono imbottita di pastiglie, ma non stanno facendo effetto, ma se dovessimo farcela, quant'è? 6 chilometri? Tra andare e tornare? Andare e tornare 6-7 chilometri, quindi come fai con 8 litri d'acqua? È anche vero che mia mamma non ha la patente, quindi la macchina la guido io e se io ho mal di schiena non riesco a guidare, però per qualsiasi urgenza, quando lei ha bisogno, non so, deve fare una corsa in banca, oppure, che ne so, dobbiamo andare sull'assicurazione, sul negozio, al tablero, per qualsiasi cavolata, io mi infilavo su un paio di jeans, l'accompagnavo, stavo dentro in macchina, vi ricordate che ogni tanto facevo i vlog dal parcheggio degli supermercati, non me la sentivo di entrare, entrava lei e io l'aspettavo. Adesso è un casino, adesso è un grosso problema, tutto questo per un cazzo di topo. E poi non mi devo incazzare, scusate le parolacce, ma no, non mi trattengo. No, sono troppo incavolata. Cioè buttare al cesso una macchina, buttare via soldi, perché? Perché qui c'è una sporcizia, un lerciume. Di anche te qualcosa, mamma, perché io ormai sono, non ho più parole. Sono guarda. Questo comune fa schifo. Più hanno soldi, perché ne prendono tantissimi di soldi, ma non fanno niente. Meno male che stamattina sono venuti a svuotare la spazzatura. Vedete che ci sono tutti i bidoni vuoti, infatti. Ma per forza ci sono i topolini. C'è spazzatura, l'avete visto? Entrano lì e cercano il mangiare. Poi c'è un odore da quei tombini. È uno schifo. Non si mettono nei parcheggi. È una vergogna, no basta, non si può più stare su queste isole, è diventato... Ma no, ancora a me mi dicono di star zitta, sì. Che non è vero, che tutto è bello. È meglio che non parlo io, perché sennò cosa mi esce da questa bocca. No, avvicinati perché non ti sento. No, dico, è meglio che non parlo perché cosa mi esce da questa bocca. La gente che non capisce niente, poi si sono rimbambiti tutti, in questi anni la gente... Sì, è da qualche anno vegeta, sta parte, camminano, i sono, zombie. Sono morti, sono già morti a camminare, non capisco come camminano mai. Come gli zombie, per strada c'è da farsi il segno di croce, uscire, di croce a uscire in macchina, perché anche sulle strisce, manco guardano, coi cellulari in mano si buttano in mezzo alla strada, sono lì con questi occhi a palla, mezzi addormentati, zombie che camminano. Io non so cosa hanno dentro. Cosa hanno, non lo so, vabbè io saprei cosa hanno, ma vabbè, non cambiamo discorso, no. Va, queste sono scelte personali, non me ne frega niente, ognuno fa del proprio corpo, fa il cazzo che gli pare. Però tornando a noi, scusate se mi sono dilungata, ma veramente avevo proprio bisogno di sfogarmi un pochettino. Comunque, bello scherzetto di Halloween. Proprio è vero, mamma, è capitato, invece proprio. Dello scherzo di carnevale noi siamo un po' fuori, ecco, ridiamoci sopra, ridiamo per non piangere. Comunque questo per farvi capire che cosa
sto posto è inutile che continuano a dire, cioè, ma più che altro a me quello che fa incazzare è che, ragazzi, il mio discorso, quando io faccio anche case da incubo, affitti da incubo, come una di voi, forse Orietta se non ricordo male, sì, mi sembra la mia amica Orietta, ciao cara, e mi ha fatto notare quando ho pubblicato l'altro giorno quell'appartamento a Puerto Rico da 800.000-900.000 euro, e mi ha detto, ma io con quella cifra andrei da un'altra parte. È esattamente quello che dico io, cioè, ragazzi, ma se io avessi 1 milione di euro, ma non starei alle Canarie, ma sarei dall'altra parte del mondo. Io non capisco come fa la gente a venire qua, in questo posto. Qui ci sono appartamenti, qua siamo alle albicocche, sono tutti bungalow da 2 stanze, e qui si parla larga temporada 1.600-1.800 al mese, ma sono case vecchie come le nostre, sono nate tutte negli anni 80, cioè hanno 45 anni come me queste qua. Come fai a dare, anche ci sono alcune addirittura melocotone, le pesche un po' più avanti sull'altra strada, 2.000 euro, cioè sono 4 milioni al mese per stare in un posto dove parcheggi la macchina fuori e i topi ti mangiano i cavi, ma scarafaggi in casa, cioè io dico, va bene, sono isole vulcaniche, qui gli scarafaggi ci sono sempre stati, ammettiamo anche che ci sono i topi, tutto il cavolo che vi pare, allora mettete le case a 500 euro, va bene che il prezzo lo fa sto cazzo di mercato, ma fino a un certo punto. C'è una povertà, io l'ho pubblicato anche oggi, c'è un divario tra la ricchezza del turista del nord e la gente del posto e gli italiani residenti che fa paura. Queste sono constatazioni, questo non vuol dire gettare fango perché me ne vado. Questo è un dato di fatto, dati alla mano, andate a informarvi. Che cavolo, dai, a me non me ne frega se c'è lo scarafaggio, se... vabbè, il topo... no, il topo è vergognoso, perché il topo è come lo scarafaggio, va dove c'è sporco. Gli scarafaggi c'erano anche 8 anni fa quando sono arrivata io, ma non a questi livelli. Qui è una cosa indecente. I topi non ci sono mai stati, e ho un paio d'anni a questa parte, che ci sono persino i topi che mangiano i cavi di internet, i cavi delle macchine, oh, ma stiamo scherzando. Io posso accettare queste cose se ti pago il bungalow 400-500 euro tutto incluso. 1.200-1.300 per farsi mangiare i cavi della macchina da Duto Polini. Ho tutta la simpatia che posso avere per i Mickey Mouse. A un certo punto guardate quanti soldi ci ho rimesso. Oh, no, no, guardate, non ho più parole. Mi ero promessa di fare un video flash di 1-2 minuti, ma dopo io devo dirle queste cose, perché ce l'ho qua e non riesco a stare zitta. Perciò, che dire, ma tiriamo le conclusioni, perché sennò qua al supermercato non ci arriviamo più. Io sto camminando piano per non far traballare, no, perché ho il telefono nuovo, ma sto facendo un po' di casini. Paolo, aiutami, stasera tiro un po' le balle ancora su Messenger, aspettami. Vanna Marchi, ti aspetta. No, e niente, mamma, di tu qualcosa, chiudi tu, saluta tu, perché salutiamo, io non la faccio più, perché anch'io non ce la faccio più, sono tirando nera. Le somme, tirando venite, le somme. Venite a vivere, sì, qua, venite che dopo ci facciamo 4 no risate. Ma finché c'hanno 5.000 euro di pensione, ben venga, venite, però venite. Non è più l'Eldorado di una volta, io continuo a dirlo, no, ma no, assolutamente. Vabbè ragazzi, che dire, niente, scherzetto di Halloween fatto, adesso boh, se ce la facciamo arrivare al supermercato andremo a prendere qualcosa al volo, non pesante, perché ovviamente dobbiamo andare e tornare a piedi, e se non ci arriviamo torno indietro e mi piglio un altro ibuprofeno. A più che l'ibuprofeno dovrei farmi 10 camomille, che è meglio. Vabbè dai, niente, io vi saluto e spero che passiate un'allegra nottata, un'allegra serata, se festeggiate Halloween. Noi non, come già vi ho detto, non è una festa che ci interessa, quindi non, di là dobbiamo andare, sì, assolutamente, mangiamo normale, anzi stasera cos'è che, ah sì, stasera ci facciamo un po' di pasta integrale con un sughetto di piselli e ricotta, che ho visto sulla pagina Facebook di una nutrizionista che io seguo, anzi se vi interessa, tanto nessuno mi paga per dirlo, si chiama Simona Santini, e lì trovo tante ricette di ciambelle, torte, cose leggere ma gustose. Quindi stasera ho visto questa ricetta di pasta, proviamo, un piatto caldo alla sera adesso ci sta. Va bene dai ragazzi, che dire, non ho più parole, mamma salutiamo? Salutiamo. Buona giornata a tutti, e se abbiamo delle novità vi teniamo aggiornati.
D'accordo? 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 Un abbraccio a tutti. Ciao!